Sì, ah, ci vediamo, parliamo per il campionato futuro. L'ultimo messaggio da lanciare noi calciatori alla popolazione di Apice? Di starci vicino come stanno facendo, di non far calare l'entusiasmo che ci hanno mostrato e basta. E incrociamo le dita che vada tutto per il verso giusto come sta andando. Tua figlia ha detto non ci viene più perché fa troppo freddo sui campi. Ah, così ha detto. No, sto scherzando, io non leggo fino a là perché non ci vedo. Mettiamo come non ci vedo. Si vede bene. No, ma no, io non ci vedo fino a là. Ha scritto ti voglio bene. Dai, va bene. Dai, un saluto a tutti quelli che ci hanno salutato e un ringraziamento anche a te. Tantissimi, grazie. Io vi lascio giusto 2 minuti in pubblicità e un po' di musica su CRT Radio. Al mio rientro avremo il presidente dell'Hellas Taurasi che faremo un po' una panoramica sul campionato di seconda categoria. Sono partito dall'eccellenza quest'oggi. Ti sei fatto un bel escursus. Bello escursus. Grazie Pino ancora. A voi. A breve. Alla mia felicità per te e tu riderai, riderai, tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me. Direi che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. E mi direi che un uomo deve sapere difendersi. Nai, nai, nai. Ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te e tu non capirai e mi chiederai perché e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai. We'll be right back.
sono vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo, perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò, così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea. In quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente, è perché dentro ce l'hai già. Buongiorno mondo, cosa vuoi che dica? Da te ho cercato sempre solo fuga. A volte ascolto una foglia cadere ed il cemento che la sa aspettare. Come riposa il sole quando è inverno, col freddo addosso tu lo stai aspettando. Scopri te stesso quando è primavera, perché c'è un fiore prima qui non c'era. E t'abbraccerò, così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea. In quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente, è perché dentro ce l'hai già. Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie, adesso ce ne ho 25 e vado al parco con le cuffie. Mi piace ricominciare da dove sono partito per essere tale quale. Al ricordo di me bambino, mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro. In effetti lo cercai, ma poi persi quello che sono. Mi sedetti al pianoforte, feci un patto con il sangue. Per vincere avrò la musica, per lei calzo le spalle. Io t'abbraccerò, così che tu non possa andare via. E non dirmi no, tanto saprei amarti pure come idea. In quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente, è perché dentro ce l'hai già. Quindi non essere delusa da te stessa, questo mai. Perché anche il mare si riposa, e quando è calmo che godrai. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Camina, guerrero, camina por el sendero del dolor y la alegría. Camina, guerrero, camina por el sendero del dolor y la alegría. Camina. Passo nella selva, senza brilli e senza stella. Vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma. Alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Tu che invidi la mia vita, io che penso sa di un cazzo, sembra Satan. Sì, suono, non ho mai
scalato una montagna a mani nude free. Solo, non ho mai nuotato tra i piragni a lungo il fiume Mi. Muovo, non ho mai viaggiato sull'Apollo 13. Sento dire solo Apollo 13, non ho fremiti. Non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo. Non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion. Vivo le mie storie magari, chiuso in casa come Salgari. Chino sui libri e sui manuali. Niki, sei Lazzaro, dai, alzati. Cammina, guerrero, cammina. Lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina, guerrero, cammina. Radio CRT, Working on a Dream. E rieccoci per l'ultima parte, a culo e camicia, la voce sempre Davide Iannuzzo. Scendiamo di un'altra categoria, iniziamo ad andare sui campi dove si mettono, come ho detto prima, i tacchetti di ferro e si scendono ancora in gamba. Riscendiamo in seconda categoria come la scorsa settimana. Ringrazio il mio nuovo ospite Eros Guerriero. Allora, buonasera a tutti. Presidente dell'Hellas Taurasco. Esattamente, ti ringrazio innanzitutto Davide per l'invito, pronto e deciso. Diciamo che l'invito è arrivato dopo un botta e risposta, dopo la puntata di mercoledì scorso, un botta e risposto calcisticamente, perché il sottoscritto aveva detto un po' determinate cose sulla seconda squadra di Taurasi, poi vediamo. Adesso la chiariamo. Poi adesso della serata. Adesso chiariamo tutto, in poche parole il sottoscritto aveva detto che sì, porta il nome Hellas Taurasi, ma attualmente sta giocando in un campo neutro che non è quello di Taurasi, che poi abbiamo carte alla